campo di atterraggio, di parapendio, perché? Perché oggi dobbiamo far volare qualcosa. Lo facciamo grazie ad Enzo Prisciandaro e P Audio Vision. Intanto, buongiorno Enzo. Buongiorno a te. Perché appunto Enzo è un esperto, oltre che orgoglioso proprietario di un drone, per cui può fare le riprese chiaramente dall'alto attraverso questo strumento bellissimo che avete visto prima. Enzo, ci sono innanzitutto tante cose da dire, tanti temi che poi affronteremo. Quante persone hanno droni di questo genere? Oddio, di questo genere, proprio come quello che vedete adesso con le eliche in legno di quella dimensione, forse non sono proprio tantissimi, ma comunque penso che in Italia siamo in svariate centinaia di piccole, medie o grandi imprese, ditte o società che operano ormai da tempo con questi droni di queste dimensioni, che necessitano naturalmente di qualche accortezza maggiore rispetto agli altri. Ecco, noi stiamo qui in un campo di atterraggio, per cui l'area è particolare, è un'area protetta. Chiaramente però i droni possono volare in tante altre situazioni. Sì, il drone, diciamo, l'utilizzo che se ne può fare è talmente ampio e vasto che penso che ci voglia una giornata intera soltanto per dirle tutte. Diciamo che tecnicamente possiamo dividere l'utilizzo del drone in due categorie importanti. La prima è ludica, cioè si usa il drone per divertimento, come aeromodellismo, quindi per fare evoluzioni, per divertirsi, eccetera, eccetera, o anche per fare piccole riprese, ma a livello strettamente amatoriale. Se invece si utilizza il drone in ambito commerciale, cioè parliamo quindi di ditte di produzione televisiva che realizzano video per conto di terzi, in quel caso allora si rientra in una serie di normative non ancora, cioè diciamo delineate, ma non ancora ben spiegate e definite all'utenza da parte di ENAC, che è l'ente preposto, l'ente nazionale civile, perché si occupa praticamente della gestione dell'utilizzo di questi aeromodelli che noi chiamiamo droni, ma che in realtà si dovrebbero chiamare SAPR, sistemi aeromodelli pilotaggio remoto. Perché? Perché il drone in realtà, lo dice la parola, è un mezzo che si alza in autonomia, compie una missione, un volo in completa autonomia, fa quello che decide gli è stato impostato di fare e torna alla base. Il drone invece, che noi chiamiamo così volgarmente, diciamo per semplicità, anche forse ci piace questo termine, no? Il drone che usiamo noi, il SAPR, è invece un mezzo radiocomandato, c'è una postazione radio che lo gestisce e quindi di conseguenza non può essere proprio definito un drone. Quello che vedete è un aeromodello, un drone esacottero, perché ha sei eliche, sei motori, ed è gestito praticamente da una centralina, il modello si chiama NASA V2 della DJI, da una centralina che gestisce i motori, il GPS e tutte le varie funzioni del drone. È chiaro che questo sistema di volo ha varie sicurezze. Le sicurezze fondamentali sono quelle che servono nel momento in cui, per qualche accidente, insomma, possa succedere, il drone si rompe una batteria, si rompe un motore, si interrompe il collegamento con il radiocomando. Il mezzo è dotato di sistemi elettronici che gli consentono di ritornare alla base da solo. Ecco, scusami se ti interrompo. Andiamo un attimo al basic, quindi quale portata ha il comando, per cui fin quanto si può spingere lontano, e anche come autonomia proprio di volo, quindi di durata delle batterie? Allora, con delle batterie del genere, che non sono proprio piccine, diciamo che possiamo arrivare a una quindicina di minuti di volo reali, effettivi. Si usa dire in sicurezza, perché magari il drone potrebbe arrivare a farne 18, però per avere una sicurezza maggiore per il rientro
si fa volare fino a 15 minuti. In realtà non c'è una vera e propria distanza. Diciamo che tecnicamente il drone con questo radiocomando potrebbe arrivare a coprire una distanza anche di 4 km. E in altezza potrebbe salire fino a che non perdi il segnale e se ne va a visionare le stelle, come si dice. Però ecco, diciamo che per quanto riguarda le leggi, comunque bisogna stare entro i 70 metri di altezza e non bisognerebbe mai allontanarsi oltre i 250. Una cosa fondamentale che mi piace dire quando le persone parlano di questi apparecchi e dicono il drone in caso è un drone sicuro perché in caso di problema torna a casa da solo. Beh, attenzione, torna a casa da solo non perché la mano del cielo del Padre Eterno ce la mette sopra e dice torna a casa Lessi, no, perché ha ancora delle batterie che funzionano, perché comunque il drone funziona con la corrente. Se per qualche malaugurato motivo le batterie finiscono entrambe, il drone cade, non ci sono possibilità. Per cui è chiaro che volare con questi mezzi in sicurezza significa averci dell'esperienza, aver fatto un corso, controllare sempre le batterie che sono in perfetto funzionamento, perché tutti i sistemi di sicurezza di questo mezzo danno la garanzia della sicurezza per cui vengono praticamente citati solo se ci sono tutte quelle cose accessorie garantite. Questo modello qui monta sotto una piccola telecamera particolare, è una GoPro, è una macchina che chi la conosce dal punto di vista di peso, dimensioni e qualità di resa immagini, io posso dire semplicemente definire eccezionale. E in questo caso io ho montato la telecamera sotto al drone con un sistema di gestione della telecamera che si chiama tecnicamente gimbal. In questo caso è una gimbal particolare definita a tre assi, cioè che mi ammortizza tutti i movimenti possibili che in volo la telecamera può avere e darmi quindi un ritorno di immagine mossa. Perché in effetti il problema maggiore potrebbe essere questo, immagini mosse. In questo caso invece sono evitate in questo modo. In questo caso io posso dirlo perché l'ho provato, le immagini mosse non esistono proprio. Mi allontano a una distanza giusta perché la fase di stacco da terra del multirotore è una fase delicata nella quale ci possono essere forse gli unici momenti in cui il drone si barcolla un pochino. Meglio evitare che una folata di vento improvvisa, se te lo fai partire a un metro dalle gambe, ti possa ritornare sulle ginocchia, che non è proprio consigliato. In questo momento stiamo volando in modalità GPS. Cioè stiamo praticamente sfruttando il sensore del GPS che mi garantisce al drone una posizione ferma, immobile in un determinato punto. Se cambio l'impostazione dal GPS e la passo in ATTI, che è un sistema di volo che sfrutta soltanto il sistema barometrico del drone, cioè al drone è garantita una posizione per quanto concerne l'altezza. Cioè infatti vediamo che l'altitudine è la stessa ma si sta spostando. Sta spostando perché sta sentendo il vento e quindi di conseguenza si fa portare dal vento. E devo dire che per quanto riguarda le riprese, per chi vuole un prodotto video molto ma molto qualitativo, la ripresa in ATTI è fondamentale per il semplice fatto che garantisce una stabilità dell'immagine ancora superiore, anche se devo dire che con questo modello e questa gimbal in particolare si può garantire praticamente una stabilità veramente eccezionale. Le riprese che possono essere fatte possono essere riprese televisive per delle produzioni video, ma possono essere anche per un uso, diciamo, più civile.
Guarda, l'applicazione dell'utilizzo di questi apparecchi è veramente infinita. Tieni presente che ultimamente mi hanno chiamato per fare delle ispezioni a delle pale eoliche e si parla praticamente di alzarsi di diversi metri e di far risparmiare alla ditta che mi ha chiamato un sacco di soldi, perché le ditte specializzate che si occupano della manutenzione di questi apparecchi costano tanto. Ma basta dire una cosa più stupida, quando per esempio a volte si chiama un'impresa edile con una piattaforma aerea che soltanto magari per andare sul tuo tetto di casa e dirti che c'hai una tegola rotta si prende giustamente 200, 300, 400 euro, perché ha dovuto impiegare uomini e mezzi per salire sopra al tetto della casa. Con il drone tu ci stai comodamente da terra, sali su, la macchina è in altissima definizione, per cui riesci a vedere anche il particolare di un capello. Laddove si può risparmiare standosene comodamente seduti e facendo andare il drone a fare il nostro lavoro, ma che magari è pericoloso, un ponte che sta crollando, una strada pericolante, cioè in qualunque situazione con il drone si può risparmiare, si può salvare la vita a una persona e si può tranquillamente evitare di correre il rischio di far male a qualcuno. In Italia purtroppo c'è sempre un eccesso forse di presenza di leggi che difficilmente vanno ad abrogare una con quella precedente, si sovrappongono. Anche in questo caso, tu parlavi prima dell'ENAC, c'è forse una sovrabbondanza di leggi che però non aiutano a fare chiarezza. È vero, ci sono delle leggi che impongono di dover seguire dei corsi, ma non ci sono le scuole. Ci sono delle leggi che impongono di fare un'assicurazione, ma le stesse assicurazioni non hanno ancora stabilito un piano assicurativo ad hoc per chi utilizza questi mezzi in termini commerciali. Cioè, ti dicono che devi seguire un regolamento che di fatto non ti mettono nelle condizioni di poterlo fare. Però voi stessi vi rendete conto che se una persona lavora, ha un'impresa, una ditta, gente quindi che gli paga anche uno stipendio, trovarsi improvvisamente a non poter più lavorare, perché da una parte c'è chi ti obbliga a dire non puoi volare, magari in una città, in un centro dove ci possono essere persone, per carità, devi rientrare in determinate norme. Devi avere queste norme rispettate, ma non esiste il sistema per poterle rispettare. Tutto qua. Questo è il caso, per esempio, si era parlato tanto per poter utilizzare queste apparecchiature di un patentino che in effetti a tutt'oggi non esiste. Non si è mai parlato in effetti di patentino, cioè si è parlato di dover sostenere dei corsi, di dover essere preparati e professionalmente pronti per poter volare con questi mezzi. Non si è mai parlato di patentino, solo che purtroppo sappiamo come funziona qui in Italia, no? Magari una persona fa un'intervista come può essere questa e dice sì, si sta pensando di far prendere alle persone il patentino. Ecco fatto, un giornalista riprende la notizia, dice che i patentini esistono, un altro la amplia ancora di più e addirittura si arriva a parlare proprio di patentini a tutti gli effetti. In realtà l'ENAC è stata chiara su questo, si dovranno sostenere dei corsi e avere delle abilitazioni al volo. Per tutto quello che faccio io come divertimento e come passione, tutto si può vedere su ritytube.it, che è un canale web della città. Resta inteso però che io come produzione televisiva, come paudiovision.it, collaboro con delle ditte romane e toscane che nel caso in cui ci fosse la necessità di fare dei lavori di livello commerciale, abbiamo comunque l'opportunità di attrezzarci per avere le autorizzazioni necessarie e poter svolgere qualsiasi tipo di lavoro, perché tieni presente che
Io ti ho detto che qui sotto tu hai visto la GoPro, che sarebbe quella telecamerina piccolina. Ti ripresenti che sotto possono essere messe, sostituendo il carrello, delle camere professionalmente molto più valide, che permettono di avere una qualità veramente, veramente eccezionale. Quindi, se vi va di vedere un pochettino quello che si fa nel territorio sabino, potete andare su redditube.it, oppure se amate Facebook c'è un gruppo che si chiama Drone Italia Tecnica, Leggi e Esperienze, che è un gruppo forse il più grosso in Italia, se non sicuramente il più grosso, con oltre 1500 professionisti del settore che si incontrano, parlano delle loro esperienze e aiutano magari chi si vuole avvicinare a questo mondo a capire che è meglio seguire un corso, imparare a pilotare questi aggeggi per bene e farseli montare da chi li sa montare, perché si rischia di fare pasticci allucinanti, di alzarsi in volo perché si è sicuri di aver fatto tutto e poi vedersi allontanare il drone e farlo atterrare chissà dove, magari a casa di qualcuno. Questo è il bambino cresciuto, però ne abbiamo visto anche un altro che è ancora più piccolo. Sì, quello che praticamente non abbiamo fatto volare oggi è un modello che si chiama Phantom, sempre della DJI, che è una delle marche più importanti che ci stanno, ed è praticamente un mini drone, se lo vogliamo intendere in questi termini, che pesa soltanto un chilo.